diretta comunicazione con un settore sano della popolazione giovane che utilizza quindi strumenti informatici e che può essere oggetto di una importante forma di comunicazione. È stato quindi creato un sistema di interfaccia, cioè un test per evidenziare quali sono quelle che possono ritenersi le aree a rischio nelle macro aree che abbiamo evidenziato. Il test prevede una registrazione che risulta anonima, ma ci serve per dare alcune informazioni importanti, la professione, il CAP ci dirà l'area di Milano in cui la persona vive, quindi avere anche un'idea delle situazioni di rischio ambientale rispetto all'area di localizzazione, avanti, ovviamente stesso. Abbiamo tutta una serie di domande, molto semplici, il test dura circa 7-8 minuti, che vanno appunto dall'area del benessere fisico, quello alimentare, l'area del benessere psicologico e l'area del benessere sessuale. Qual è la cosa più interessante? Andiamo avanti un attimo. È che il risultato del test è un risultato attraverso una serie di semaforini che permetteranno di accendere quelle che sono le aree a rischio. Giallo significa che è utile fare un controllo, rosso significa che c'è proprio una forma di indicazione a una consulenza che viene offerta dalla Fondazione Policlinico. Ricordiamo che questo tipo di intervento è un intervento non di tipo terapeutico e diagnostico, ma semplicemente consulenziale, cioè un'indicazione a quali sono le strutture da utilizzare in caso di problemi. Quindi una forma di prevenzione primaria estremamente importante perché è diretta, come diceva il professor Mannucci, alla popolazione sana, o quella che si ritiene sana. Questo è un punto fondamentale. Progetto innovativo, non è mai stato fatto da nessuna parte, interfaccia con più persone.